domanda. Perché lei è qui oggi? In solidarietà rispetto all'omicidio e all'assassinio che hanno fatto nei riguardi di Mariel Franco in Brasile. Lei pensa che la condizione della donna in Italia, nel sud e in Brasile, quanto differisca poi fondamentalmente? Credo ancora non molto, nonostante le apparenze. Quindi ci vuole ancora molta strada e la vicinanza, dicevano, uomo-donna per cercare di rendere davvero uguale la donna, almeno sotto il profilo giuridico, anche, non so, economico. Certo, ci vuole molta strada e secondo me devono cambiare soprattutto gli uomini, che ancora non sono cambiati. La battaglia che fanno le donne per avere diritti rivendicati è uno spazio nel mondo più umano, più giusto. Perché sei qui oggi? Per una buona causa, cioè mi sembra giusto combattere o almeno protestare o far vedere che siamo presenti per questa ragazza che è stata uccisa ingiustamente. Penso sia una buona causa. Pensi che ci siano differenze tra uomo e donna, almeno sotto il profilo economico, sociale, qui in Italia? Qui in Italia penso di sì, purtroppo. Non ci dovrebbero essere differenze del genere, però sì, sono presenti. Penso che le donne non siano più di tanto autonome, che debbano dipendere dal proprio compagno, dal fidanzato, marito, pur non dovendo succedere una cosa del genere, perché tutti gli individui presenti sul pianeta Terra devono avere la propria autonomia, indipendenza e poter decidere se stare o meno con una persona e non dover essere obbligate perché dipendenti da questa persona. Perché sei qui oggi? Dunque, oggi sono qui perché dobbiamo in qualche modo evidenziare e sostenere la voce, per proseguire la voce di chi è stato ucciso in Brasile, Mariel Franco. Il suo operato non deve rimanere, come dire, non deve essere una cosa inutile, e per questo siamo qui oggi, per manifestare, perché siccome lottava per il diritto di tutti, il diritto fondamentale, scusate l'occhio, non credo che sia una cosa da poco. E quindi chi muore difendendo i diritti fondamentali, che oggi, ancora oggi, in alcuni paesi non vengono rispettati questi diritti, la sua voce deve essere un eco mondiale, come sta succedendo in tanti paesi, quindi per questo sono qui. Grazie mille, grazie davvero, buona manifestazione. Prego, grazie a voi.